Un bellissimo mercatino organizzato dalla Ginestrese qui a Rivarolo. Sì, bello, molto bello, siamo stati fortunati per il sole, una bellissima giornata, visto che le previsioni di ieri sera si pensavano peggio. Comunque oggi è stata una bella giornata e c'è della bella roba, bellissima, proprio bello, un bel mercatino. Grazie alla collaborazione con Gianga Eventi di Torino siamo riusciti a organizzare una cosa così e ci fa veramente, veramente piacere. L'associazione Ginestrese è sempre in prima linea e cerca sempre di fare qualcosa per ravvivare la città. Sì, cerchiamo di dare il massimo, anche se purtroppo siamo in un periodo un po' disgraziato perché dobbiamo abbandonare i locali dove siamo ubicati da anni con tutto il nostro materiale e dobbiamo liberarli entro fine giugno e non sappiamo ancora dove andare. Perciò chiediamo anche qualcosa a qualcuno se ci può dare una mano, però speriamo in bene, dai, qualcosa abbiamo portato a Pasquaro, abbiamo ancora parecchia roba e vediamo di riuscirci, dai. Certo, perché è una sede importante per l'associazione. Abbiamo tanta roba, tanti tavoli, sedie, cucine, frigoriferi, abbiamo di tutto, perciò se non trovi un locale è difficile fare le cose. Circa una sessantina di espositori di qualità. Sì. Questo era l'obiettivo, quello che ci è stato richiesto da Romano e Barbara, sua figlia, dall'associazione Ginestrese. E sì, perché comunque noi siamo specializzati in hobbisti, artigiani e quindi ci piace portare della qualità, perché i banchi, con tutto rispetto da mercato, si vedono spesso e volentieri in giro. Le cose hobbistiche e artigianali un po' meno. E quindi, soprattutto in questa sede, Rivarolo, in questo Corso Torino che, nonostante questo sole, c'è questa splendida atmosfera con l'ombra, penso che possa essere una giornata piacevole per tutti, per il pubblico soprattutto, che speriamo che venga a trovarci numeroso. La provenienza degli artigiani presenti oggi? Da tutto il Piemonte. Sono la maggior parte provincia di Torino, però sono diversi che ci seguono ogni anno da provincia di Cuneo, provincia di Asti. Vero. Ce n'è uno che viene dalla Liguria, che ha fiori, olio extravergine solo della Liguria e diciamo che cercando di fare le cose di qualità, concedetemi la battuta, magari si guadagna un po' di meno, però qualche volta stare in mezzo alla qualità è un bel vivere.